Il PDL in provincia di Bergamo di fatto inaugura la campagna elettorale in vista delle ormai prossime elezioni regionali e amministrative e lo fa partendo dalla Valseriana, dove su 38 comuni 17 sono governati dal PDL e in particolare da Clusone, paese che in primavera vedrà il rinnovo dell'amministrazione comunale con le elezioni con le quali si chiuderà l'esperienza di sindaco del primo cittadino Guido Giudici. L'auspicio della coalizione è naturalmente quello che si apra per il capoluogo valligiano una nuova fase politica in cui il PDL giochi un ruolo da protagonista. Dobbiamo sostenere i nostri amministratori, la nostra provincia, da giugno guidata dal leghista Ettore Pirovano, ha dichiarato Carlo Saffiotti, dal 9 aprile alla guida del coordinamento provinciale bergamasco del Popolo della Libertà. Siamo riusciti con l'alleanza con la Lega Nord ad ottenere molti risultati sul territorio, ha continuato il presidente della quarta commissione attività produttive in Regione Lombardia, osservando che il presidente della Comunità Montana Valseriana Superiore, Elio Pedretti, è un esponente del PDL, così come lo è il presidente della Comunità Montana Val Brembana, Alberto Mazzoleni, e della Val di Scalve, Franco Bellinghieri, tutti e tre presenti all'incontro di questo sabato. Ed è con l'Unione che, afferma sempre Saffiotti, si portano a casa questi risultati. Il PDL si sta radicando, arrivo a dire finalmente, nel territorio, anche in questa valle. Abbiamo iniziato con la Comunità Montana, dove la maggioranza Lega PDL è riuscita a fermarsi, il presidente è stato espresso dal PDL, stiamo lavorando per creare una rete, una collaborazione sempre più stretta tra i comuni della valle e le istituzioni, province e regione. L'Unione fa la forza. Non c'è più spazio per le divisioni e frammentazioni all'interno del partito, ha concluso il coordinatore, facendo un appello forte a tutti gli esponenti del Popolo della Libertà presenti: il vice coordinatore vicario, il consigliere regionale Pietro Macconi, il parlamentare Gregorio Fontana, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, la senatrice Alessandra Galloni, il sottosegretario del presidente di Regione Lombardia Marcello Raimondi, il capogruppo provinciale Giuseppe Bettera, il consigliere provinciale Matteo Oriano, che ha organizzato l'evento. Dalla viabilità e trasporti con la assessore provinciale Giuliano Capetti, all'urbanistica e agricoltura con l'assessore Enrico Piccinelli, il dibattito si è spostato sul bilancio della giunta di Via Tasso con l'assessore Mario Gandolfi. Un incontro a tutto campo per fare il punto su quali sono le azioni e le linee di governo del PDL nell'intera provincia bergamasca. L'obiettivo è da una parte quello di sostenere dove è possibile il sistema industriale, sostenere i redditi, dall'altra parte creare le condizioni per un rilancio del turismo che possa essere di supporto a un sistema manifatturiero attualmente in crisi.